sognare. Ciao Silvia, come va? Bene. Ma sei sempre a studiare? Cos'è, un altro esame? Senti, c'è posta per me? C'è qualcosa che non va? Aspetti un attimo qua, ingegnere. Aspetti qua che vado a chiamare papà, un attimo. Papà? Papà? C'è l'ingegnere? Chi c'è? L'ingegnere. Ingegnere. Ah, salve Alfredo, come va? Bentornato. Grazie. Mi dispiace. Ma di che cosa? Senta, io non so proprio come dirglielo. Pensavo che l'avessero avvisata. Questo è arrivato circa 2 mesi fa. Si segga, ingegnere, si segga. Silvia, prendi un po' d'acqua. Ingegnere, mi dispiace, glielo ho detto. Questo telegramma sta qui da un bel po', ma io non sapevo come rintracciarla. È venuta anche la questura. Voleva sue notizie, ma io non sapevo che dire. Ah. Poi hanno lasciato questo per lei. Angela, proviamo di là, da quella parte. Va bene. Tieni gli occhi aperti, mi raccomando. D'accordo. Ciao, Ed. Ciao. Come stai? Sei Angela. Si occupa di me da quando mamma e papà... Buongiorno, Angela. Bentornato, ingegnere. Grazie. Andiamo, vai. Fuori c'è un vento pazzesco. Gli alberi, con tutta la buona volontà, non riescono a stare dritti. Strano di questa stagione. Com'è successo, Saro? Io ancora non so com'è andata. Tutto è cominciato qualche mese prima, quando hanno piazzato una bomba sotto il nostro negozio di scarpe. E dopo? Cos'è successo dopo? Immagina papà che fa su giù per casa come un fantasma di notte. E mamma poverina che gli sta dietro e cerca di calmarlo. Lui all'inizio ha chiesto consigli a tutti. E poi l'ha fatto di testa sua. Ha rilasciato qualche intervista alla radio, ma non aveva prove concrete. Ha pure aiutato a fare qualche verbale. Ha radunato persino tutte le persone che come lui si rifiutavano di starci. E poi i diretti interessati hanno pensato bene di ringraziarlo. In modo loro, però. Dove? Vicino alla chiesa dove si erano sposati. Sono tutti e due in macchina sole. Sembravano due fidanzati. E avevano pranzato fuori quel giorno. Mamma indossava quel vestito blu elegante. Ma invece, come gli atterrivi e pantaloni di tela. E com'è che tu non c'eri? Non lo so. Quel giorno non mi andavo di farli ammattire con la mia carrozzina. Stavano bene tutti e due da soli.
Sembrava una ringiovanita per l'occasione. Poi quando andai sul posto, vidi solo qualche macchia di sangue. E gli occhiali rotti di mamma. Poi gli amici hanno chiamato. I parenti quelli sono venuti di persona. E poi, dopo qualche giorno, è finito tutto. Come vedi, mancavi solo tu. Dov'eri? In giro per lavoro, come al solito. Mi dispiace. Per fortuna ho trovato così subito Angelo. Pensi che è la prima volta che vai in ferie. Aspettato che venissi tu per andare in vacanza. L'hai vista, è una persona anziana. Però ha una forza. Mi riesce ad alzare come una piuma. E grazie a lei. Se adesso mi sono calmato. Se ora riesco a stare a buio, senza averne paura. Anzi, a volte spengo la luce e mi metto ad ascoltare ogni minimo segnale. Che tipo di segnale? Una porta che si chiude, una finestra che si spalanca, cose così, ma che a me possono bastare. Nel buio penso di vedere mamma. Allora cerco di abbracciarla e invece lei scappa, come per i picchi. Angela dice che i morti fanno così perché sono tenuti a stare lontano. Ci proteggono. Però a patto che non li tocchiamo. Mi capisci, no? Sì, credo di sì. Edo. Che cosa? Il vento si è calmato. È difficile, Anna. Più difficile di quanto pensavo. So che mio fratello eppure lo sento lontano. Ora è qui sdraiato accanto a me, sta dormendo e io posso respirare. Riesco solo a pensare che se fosse sveglio non saprei che cosa dirgli. L'ho lasciato quando aveva 10 anni e non so niente di lui. Non mi ricordo niente di lui bambino. O meglio, qualcosa ricordo, ma è tutto così confuso. Mi vengono in mente sequenze senza senso. Lui che si alza sul suo seggiolone con le dita ancora aggrappate ai braccioli. Oppure io che procedo verso di lui mentre se ne sta in una strana posizione, braccia tese e immobile. Sono sempre solo immagini, sprazzi brevi come lampi e privi di parole. Forse è colpa della mia memoria che tu lo sai, non è mai stato un granché. Dimentico tutto facilmente, le poche cose che mi rimangono impresse mi vengono in mente pensando ad altro. Ma poi, se mi intestardisco a volerle segnare sopra un pezzo di carta, loro si vendicano e scompaiono. Si vede il mare da lì? Certo che si vede. Perché tu non lo vedi? Vuoi che ci andiamo? No, oggi no. Ma lo sai che non credevo di trovarla ancora qua, questa? Ma cosa? Questa. Tuo papà non la usava mai. Anzi, ero convinto che quando tu tornavi, sto catoccio ti sarebbe stato utile. Lo sai che ti volevo venire a trovare. E perché non l'hai fatto? Non lo so. Mi sembrava troppo complicato. E poi come facevo? Non ci sei mai, sei sempre in giro. Vedo. Qui vicino c'è la strada dove mamma e papà. Sì, lo so. Lo so. Ma che ci andiamo? No, un'altra volta, dai. Thank you.
Sara, cosa c'è? Ed ora qui, di fronte a me. Sapeva tutto. Di chi stai parlando? Di mamma. Era qui, di fronte a me, con la rosaria in mano. Sapeva tutto. Ma tutto cosa? Tutto. Della tua visita al cimitero. Tutto. Ti senti bene? La tua testa come la deve ancora male? Non ti preoccupare per la mia testa. Perché se ti dico che mamma era qui non mi credi? Perché se n'è andata quando tu hai acceso la luce. Non ti devi preoccupare. Perché tanto dice che torna. Ha detto che è contenta che tu sei qui. Poi dice che continua ad assisterci. Dice anche che è contenta di noi due. State calmo. Lo so, ci credi, no? Sì, sì. Sì, cioè, però state calmo. State tranquillo. Io mi sto tranquillo. Tanto lo so. Non so che torno. Sì, vedrai che torno. Aspetta che ti aiuto. Ecco, bravo. Ma ora cerca di dormire. Se hai bisogno di qualche cosa mi chiami, d'accordo? D'accordo. Sta tranquillo. Questo pomeriggio sono stato in questura. Passavo di là per caso ed ho salito le scale a fatica. Mi pareva di mancare in qualcosa di importante verso mio padre e mia madre se non l'avessi fatto. Non avevo in mente né le parole da dire né le domande da fare. Eppure mi sono ritrovato davanti a un ispettore gentile che mi ha stretto la mano e mi ha invitato a sedermi. Ho ascoltato le sue frasi di circostanza rispondendo ogni tanto con qualche cenno, ma senza sapere in realtà come riuscire a superare il suo e il mio imbarazzo. Mentre mi metteva al corrente sulle indagini in corso, avevo lo sguardo fisso su una pila di pratiche impolverate e la spiacevole sensazione che la vita da queste parti sia ormai svalutata come durante una guerra o una carestia. Sara, cosa c'è? Perché non te ne vai a riposare? Lo fai sempre dopo mangiato. Ti devo far vedere una cosa. Ascoltami, ora tu ti vai a riposare. Poi tra un paio d'ore mi farai vedere tutto quello che vuoi. Va bene, dai. Ma è una cosa importante. Di che si tratta? Beh, cos'è? Me l'ha dato mamma stanotte, il suo rosario. Per favore, senti, non le voglio più sentire queste stronzate, d'accordo? Ma non sono stronzate. Poi mamma ha detto... a me, ora ti vai a riposare, vedrai che dopo ti sentirai meglio. Mamma dice che... Mamma non può dire più niente perché mamma è morta! Almeno questo lo capisci, vero? Thank you.
Ciao. Ma dove sei stato? Ho comprato le ciambelle con l'uvetta e candita. Prendi il caffè? Ma sei uscito solo per quelle? Sì. Ah, sono passato anche dal medico. Sarà qui a momenti. Stai male? Io? No, io sto benissimo. L'ho chiamato per te, per il tuo mal di testa. Ne va una? No, non mi va. Ma dove stiamo andando? Alla spiaggia. Non hai detto che ti sarebbe piaciuto? Veramente l'hai detto tu? Ho capito, ma non puoi stare sempre chiuso in casa, dai. Non hai anche 20 anni, stai sempre chiuso. Ma che vuol dire? Ma perché non ti rilassi un po'? Si può sapere che hai? Niente, ma che devo avere? Vuole andare da qualche altra parte? Andiamo al mare, no? Così respiriamo la selsedine. Lo iodio che ci fa tanto bene. Sicuro? Sicuro. E allora perché mi guardi così? Ma così come? Così. Io non ti capisco. Edo, ti ricordi prima le storie che facevo per questo? E ora mi sembra tutto più normale. Sì, a volte mi guardo allo specchio e mi accorgo che qui sopra non è che ci sto così tanto male. Prima, quando quella ragazza mi ha sorriso, non ho pensato neanche per un attimo che lo stesse facendo per pietà. Neppure a me è sembrato un sorriso pietoso. Anzi, quella voleva, eh? Sembra il solito esagerato. È retta a me, se non c'ero io è così che andava a finire tra voi due. Io non l'ho mai fatto. Cioè, non ci sono mai stato con una donna. Non è così grave. Sì, ma ho quasi 20 anni, santo Dio. Ma non c'è un'età precisa per certe cose? Sì, ma... 15 anni pensavo che quest'età mi sarebbe andata meglio. Neanche 16. Guarda, è una cosa che ti capita quando meno te l'aspetti. Non ci so fare. Mi perdo facilmente. Arrivo dove arrivo e mi mordo subito le mani. Ma a te quando è successo? No, io non sono un esempio da imitare. L'ho fatto troppo presto e troppo male. Perché dava alla questione un valore eccessivo. E tu a quanto pare quello giusto. Posso fare una confidenza? Di che si tratta? Una cosa un po' delicata. Dimmi. Da un po' di tempo, prima di andare a dormire, prego. Subito dopo... mi tocco. Come facevo da piccolo. Sì, lo so, è una cosa strana, però... se non lo faccio non riesco a dormire. Lo faccio e basta. Tu che ne pensi? Ah, non c'è da preoccuparsi. Sempre meglio dei sonniferi che prendo io, no? Voglio dire, la tua miscela non ha effetti collaterali. Invece a me, a furia di prendere pasticche, mi sta venendo l'ulcera. Forse hai ragione, però mi sento in colpa. Prima prego mamma e papà, e poi... boh.
Nei primi tempi sognavo di ammazzarli tutti quei bastardi. Ne andavo di notte in giro con la mia corazzina per avere la scusa di andare a bussare a casa di uno di loro. E lui, viste le mie condizioni, non esitava a farmi entrare. Io mi facevo vedere calmo, intanto stringevo in tasca un bel coltello affilato. Poi chiedevo informazioni su come arrivare a casa. Intanto non mi bastava che lui si avvicinasse un altro po' per puntargli la lama dritta al cuore. Tu hai bisogno del riposo, Sara. Ma se non faccio altro che dormire? Ma non è la stessa cosa. Un metodo migliore non l'hanno inventato ancora. Senti, perché non parti con me a fine mese? Che ne dici? Ti fa un bel viaggetto. Lo sai, non mi è mai piaciuto viaggiare. Ma solo pochi giorni. Lì ho una bella casa, ci staresti bene. Com'è la tua casa? Com'è? È grande, comoda. C'è anche un bel terrazzo. Vuol dire che da oggi ti penso, è una bella casa comoda. Grande, ecco il terrazzo. Ma quando a venirci non se ne parla. Ma perché? Te lo sai, più di tutto mi spende il viaggio. Poi sono a più di 1000 chilometri, come faccio? Possiamo prendere l'aereo. No, ma quell'aereo, non scherziamo. Allora il treno. Prima classe. Prima classe. Posto vicino al finestrino. Certo. E fumatore. Fumatore? Ma che dici? Ma se non fumi? Beh, ma c'è anche la carrozza ristorante, no? E secondo te io prendo un treno senza carrozza ristorante? Beh, allora non è così tanto male, poi. Promettimi che ci pensi. Promesso. Promesso. Adesso asciugati, che sennò prendi freddo. Ingegnere, mi scusi. Io sono Nitto Procida, un collega di suo padre. Piacere. Noi avevamo un negozio proprio nella strada accanto e volevo dirle che per noi tutti i commercianti è stata una grande perdita. Grazie. Ma sai che io non l'avrei nemmeno riconosciuta? È stato l'edicolante a Dio. Anche se adesso a guardarla bene qualche cosa del ragazzino di una volta è rimasta. Senta, io le voglio chiedere una cortesia. Ci farebbe molto piacere se lei qualche volta passasse da casa nostra. Vedi, questo è l'indirizzo. Sì, mi spiace, ma non mi tratterrò molto, anche perché ho mio fratello che... Lo so tutto. Ma guardi, solo per un saluto, una visita e le saremmo molto grati. Va bene. Adesso io la lascio alla sua passeggiata. Arrivederci. Arrivederci. Ma no. Ma perché credi che io mi diverta, eh? Non lo so. No, tu la fai facile, eh. Ma se non conosco più nessuno. È una vita che manco da qui, lo sai. Io già c'ho l'angoscia. Ah sì? E passi da Palermo? Ah, ma guarda che allunga un bel po', eh. Non ti importa? Sì, certo che ti vengo a prendere all'aeroporto. Sabato? A che ora? Sì. No, aspetta che me lo scrivo. Sì, aspetta. Ho capito. Sì. Tanto ci risentiamo.
Sì. Ma adesso scusa, c'è un po' da fare. Sì. Sì, ciao. Ciao amore, ciao. Ciao. Cosa c'è? Volevi questo? No. Quale, questo? No, quello vicino. Questo? No, l'altro. E lui? No, quello blu. No! Saro! Che ridi? Mi piace quando fai le cose per me. Questo si era capito. Che fai? Senti, ma non ti viene mai la voglia di andare via di qua? Veramente non ci ho mai pensato. Ma non ti dico per sempre come ho fatto io, eh? Non lo so, un anno. Per un anno? A me anche un mese solo, però lontane, in America, in Francia. Ci sono tante di quelle cose al mondo che non hai mai visto. E forse è per quello che non ne sento la mancanza. A me mi va di vedere le cose che conosco già. E le altre cose le posso fare anche a meno. Per te invece è diverso. Hai già le scatole piene di stare qui. No, ma non è questo. E allora per cosa? È che mi sento... non lo so. Non... Insomma, non mi ci raccapezzo più. Sono andato via che ero un ragazzino e ora a certe cose non ci sono più abituato. Ma a quali cose? Stamattina, per esempio, ho incontrato un po' di gente. E che volevano? E che volevano? Niente. Mi hanno fatto le condoglianze, sono stati molto gentili, ma... Ma? Ma prima di parlare si guardavano intorno. Abbassavano il tono della voce che neanche io riuscivo a sentirli. Uno addirittura mi ha preso per una manica e mi ha portato dentro un portone, capisci? Al riparo. A me sono proprio queste cose che mi fanno venire l'angoscia quando sono qui. Dimmi una cosa. Ma tu quando sei fuori... Sì, ogni tanto ti viene la voglia di ritornare. Non ci ho mai pensato. Sei sicuro che così ti passa mal di testa? A me mi sta venendo. Non ti preoccupare, continua, sta funzionando. Non so, ma forse se solo uscissi più spesso. Qui dentro c'è sempre una puzza di chiuso. No, non mi va, e poi guarda che tempo che c'è fuori. Ma non sto parlando di oggi. Ma almeno con Angela ci esce ogni tanto. Lei me lo chiede sempre, ma io all'ultimo momento prendo il cambio idea. E perché? Non lo so. A volte vengono dei pensieri strani. Immagino che durante la mia assenza qui dentro può accadere di tutto. Oppure che un giorno, tornando a casa, posso trovare solo cenere e macerie. Ma che stai dicendo? Sto scherzando, non ti preoccupare. Comunque... Il medico dice che per te ci vorrebbe uno specialista. Gualtieri dice sempre che ci vuole uno specialista. Anche per un raffreddore. Gualtieri è morto, Sara, 10 anni fa. Come te lo devo dire? Quello dell'altra volta era uno nuovo. Sì, lo so. Dicevo così per dire. Gualtieri sì che era un medico in gamma. Lui basta che ti guardava e... Poi si sedesse e metteva a scrivere. Sì, sempre le solite cose, però. Nervi, camomilla, rene, acqua minerale, polmoni, smettere assolutamente di fumare. Così sono capace anch'io, scusa. Mi sembra meglio di quello nuovo. Poi neanche ti guarda che si mette a girarti intorno. Poi ti tocca tutto. Si mette quel cucchiaio in gola che ti viene anche di vomitare. Ma poi... Mi guarda dritto negli occhi e si mette a ridere, che mi fa anche impressione. Senti, ma tu cosa senti di preciso? Non lo so. A volte mi sembra di... Non lo so, di sbattere su ogni minima sporgenza. Allora per limitare i danni... Cerco di rallentare. Gualtieri dice... Che la testa è come un armadio. Vestiti pesanti da una parte...
quelli leggeri dell'altra. Come qui. I vestiti di lana si stanno confondendo con quelli di cotone. C'è un po' di confusione. Ma che stai cercando? Si può sapere? La mia lampada da tavolo. Perché non l'hai chiesto a me? E nella mia stanza. Scusa, ma che significa? Tu non ti preoccupare, sistemo tutto. Tanto sono come sei mi. Buongiorno. Buongiorno. Disturbo? Se figuri. Io vengo spesso qui per prendere un po' d'aria da quando abito nelle parti nuove della città. Lei di Palermo? No, sono di qui. Ma ormai erano parecchi anni che non ci tornavo. Ah, allora è il caso di presentarsi. Io sono Jacopo Serra. Piacere. Avevo una falegnameria qua vicino alla stazione. Se mi ricordo. Io sono Edoardo D'Andrea. D'Andrea, il figlio maggiore del povero. Ero ricoverato in ospedale quando mi hanno informato di quello che era successo. E mi dispiace, mi creda, mi dispiace veramente. Anch'io ho dovuto chiudere bottega alcuni anni fa, ma per altri motivi. E oggi io non lo so che cosa farei se mi trovassi al posto di suo padre. Non lo so. E glielo dice uno che la guerra l'ha fatta e in prima linea sempre. Le posso fare una domanda? Mi prego. Le è mai capitato di uccidere qualcuno in guerra? E come si fa a saperlo? Perché ammazza all'ingrosso, Greta, è molto difficile tenere il conto. Poi a distanza la mira sbagliata e poi si può scaricare la colpa anche a chi sparava al suo fianco. Ma per chi ammazza al dettaglio, mi crede, deve essere tutta un'altra cosa. Perché quei farabutti lì deve pur restare qualche cosa dentro, come un marchio indelebile, come il puzzo di un gesso o di una stalla con degli animali sudati dentro. O magari la pozza del cuoio bruciato del nostro negozio di scarpe, eh? Eh sì. Pronto? Sì? Non è chi? Sì, ho capito. Sono il fratello. No, lui è partito ieri. Qualcosa per lei? No, non ho niente per lei. Arrivederci. Ho sentito il telefono, chi era? Hanno sbagliato, non ti preoccupare.
Che dici, ti vuoi fare un bagno anche tu? No, non mi va di fare il bagno. Ieri me ne sono andato alla Rocca, sono salito fino a sopra. Bella, eh? Me la ricordavo. Io non ci sono mai stato. Non ci sono mai stato. Davvero? Davvero. Allora, se vuoi, un giorno di questi ci possiamo andare insieme. Insieme? Perché pensi che io da solo non ci posso andare, vero? Ma Sara, non ho detto questo. Però l'hai pensato. Va bene, sì, l'ho pensato, mi dispiace, che ti devo dire? Mi dispiace, sembra che ti dispiace te, per qualsiasi cosa. Ma dove è finito il mio armadietto bianco? Mi ho fatto un po' di spazio. Questo è poco, ma sicuro. Senti, ma perché non cambi stanza? Qui c'è la finestra più grande, entra più luce. Non mi piace proprio per questo, poi è la tua camera. Non ti preoccupare per me, io dormo bene ovunque, mi conosci, no? Come faccio a conoscerti se non ci sei mai? Ma guarda che anche vedersi poco è suo vantaggio. Magari andava a finire che vivendo insieme avresti rischiato di assomigliarmi. Quando mai? E poi a me non piacciono i fratelli che prendono dai fratelli. Mi piace chi non imita nessuno. Anche perché poi non c'è nessuno che vale la pena di imitare o rimpiangere, sai? Beh, non posso dire che in questi anni ti abbia rimpianto tanto. Però quando facevo qualcosa pensavo come l'avresti fatta tu. Non lo so. Per esempio, quando quei bastardi chiamavano, io mi sentivo male. Allora vedevo papà dietro il bancone del negozio che diceva no, ma non ce la faceva. E allora io volevo reagire, ma come facevo? Come facevo? Allora ho pensato che se ci fossi stato tu, l'avresti potuto consigliare. Adesso che sei qui, dimmi cosa avresti fatto. Non lo so. Probabilmente niente. O al massimo gli avrei detto di vendere tutto e sparire per sempre. Ma non dire cazzate. Non l'avresti mai detto una cosa del genere. Sì, forse hai ragione tu. Però è anche possibile che abbia ragione io. E chi lo sa? Ma cosa significa? Almeno una volta parla chiaro. Ma come ti devo capire io? Me lo dici, come ti devo capire? Si accomodi, buongiorno a lei signora, si accomodi. Tutto a metà prezzo prendete! 6.000, 5.000, 2.000! Per il pesce cosa mi consiglio? Hanno sparato? Non lo so. Che fece tu, Marco?
che ti è successo? Sono caduto. Hai bisogno di qualcosa? Ti avevo detto di chiamarmi. Non ho bisogno di niente. Allora com'è che sei finito a terra? Non lo so. Ma che ti sei fatto? Niente, niente, non ti preoccupare. Ma come niente? No, lascia. Fermo. Tieni. Ti succede spesso di cadere? Non credo. Tienilo sopra. C'è freddo. Si sta piovendo e c'è freddo. Io odio il freddo. Ma dove abiti tu, ce n'è? Ogni tanto c'è più freddo di qui. Tienilo sopra. Vedrai che pranzetto che ti combino. Ecco. Ti piace piccante? Sì, ma non troppo. Anna dice... Anna è una mia amica. Sì, insomma, stiamo insieme da un paio d'anni. Dice che ho tutte le qualità dei grandi chef. E quali sarebbero? Che cosa? Le qualità dei grandi chef. Che ne so io, chiedere a lei. Basta, vino. Ma la vorresti conoscere? No. Però... Come è fatto? Anna è alta come me. Insomma, è una bella donna. Una bella donna, ma gli occhi come ce li ha? Gli occhi? Non ci ho mai fatto caso. Perché tu a una donna ci guardi gli occhi. No, sta scherzando. Sono neri, come i capelli. A me mi piacciono le bionde. Ma te l'ha detto mai nessuno che sei un bel rompipalle? Che c'è? Guardando le scarpe. Che c'hanno le mie scarpe che non vanno? Fin da pelle. Senza cucitore, ma dove le comprate? Al mercato. A me piacciono, sono comode. E poi valgono esattamente quanto le ho pagate. E quello è il problema. Per quanto riguarda le macchine e le donne, spendi quello che ti pare. Quando si tratta delle scarpe, sembra un pezzente. Forse sarà perché sono sempre stato abituato ad averle gratis. Ma cosa? Come cosa? Le scarpe. Invece le donne e le macchine le pagate sempre, vero? Ma lo sai che sei un pochino stronzo, eh? In conclusione? Fanno schifo. Fanno schifo. Fanno schifo. Edo. Cosa? Mi piacerebbe riaprire il negozio. Ma stai scherzando? Lo so che ci vogliono un sacco di spese. Si devono assumere delle commesse, però mi piacerebbe. Non ce la farei da solo. Ecco, bravo. Intanto però mi hai fatto passare l'appetito. Adesso dimmi chi se la mangia tutta questa roba. Eh? Ingegnere. Buonasera. Buonasera, che sorpresa. Io non me l'aspettavo che si sarebbe fatto vivo così presto.
Ma veramente io... No, ma adesso che fai? Complimenti. Venga, si accomoda. La porta di casa mia è sempre aperta per lui. Venga, non sa che piacere mi ha fatto, si accomoda. Ingegnere, si accomoda. Ah, grazie. È stato fortunato a trovarlo. Perché io normalmente a quest'ora sono in negozio. Ma oggi c'era l'inventario e allora ho chiuso prima. Come le dicevo, il negozio di suo padre e il mio stavano porta a porta. E noi praticamente eravamo sempre insieme. Si parlava. Con lui era diverso. C'era la paura, ma c'era anche la voglia di andare avanti. E le cose si stavano muovendo. Poi, dopo quello che è successo, sa com'è? Qualcuno ha perso la fiducia. Insomma, ci siamo tutti scoraggiati. Io e mia moglie ce lo diciamo sempre. Ma che ci stiamo a fare qua? Ma perché non ce ne andiamo? Poi per un motivo o per un altro si rimanda. Ma non è detto che un giorno... Sì, non parte più. Che c'è? Non ne ho idea, lei ci capisce qualcosa. Dipende dal guasto, però se vuole gli posso dare un'occhiata. Magari, grazie. Ce l'ha una pezza? Ti aspetti che io la prenda? Devono essere le candele. Che è appassionato d'auto d'epoca? No, è che è rimasta sepolta per anni in garage. Io la uso solo quando torno da queste parti. Ho capito, è affezionato. Anche io mi affeziono alle cose e poi non le voglio più lasciare. Ti trattiene molto? No, non credo. Siete spaesato ormai qua, eh? Questa è una terra che se uno la lascia anche per un po', poi non la riconosce più, non la capisce più. Si fa un sacco di domande. Perché questo, perché quello? Però c'è una logica per tutto. È solo che sei diventato un estraneo. Qui è facile diventare un estraneo. Per questo io non me ne sono mai voluto andare. Mia moglie vuole partire. Ma io gli dico, c'entra tutta la Sicilia dentro la valigia? No, e allora non parto. Doveva essere un contatto, provate a mettere in moto. Tante grazie. E di che, sei più. Arrivederci. Qualche giorno fa Sara mi ha confidato che spesso è stato sul punto di venirmi a trovare. Scherzando mi ha detto che avrebbe fatto di tutto per sorprendermi di notte nel mio letto, magari accanto a una donna, convinto che mi sarei sentito con la coscienza ancora più sporca. Mentre mi raccontava il suo viaggio immaginario, io mi chiedevo come avrei reagito vedendolo comparire all'improvviso. Tu dici che avrei dovuto fare di più per lui, eppure non sento rimorsi. Ho abbandonato questo posto e poi l'ho visto marcire da lontano e senza alzare un dito. Però mentirei se dicessi che mi è costato fatica. Allora, com'è finita? Allora, non mettermi fretta, lo vedi che sto combinando? T'ho detto che facciamo in tempo, fidati, no? Ma sono già le 10. Sta tranquilla, alle 10:30 siamo lì, in macchina ci mettiamo al massimo un quarto d'ora. Voglio vedere. Poi a me queste messe mattutine non mi sono mai piaciute. Anche papà non le avrebbe volute, eh? Mamma sì, però.
Mamma sì, però. Mamma sì, però papà avrebbe insistito per rimanere in santa pace sulla sua poltrona e lei alla fine si sarebbe rassegnata. Niente, non ci riesco. Mi stai combinando? È che non ci riesco. Te la faccio io, basta che ci muoviamo. Dai, falla tu. E la faccio sempre papà. Falla tu. Non ti preoccupare. Ma lo sai che ho sempre pensato che sarebbe morto presto? Ma chi? Papà. Ma perché? Non lo so, ma secondo me certe persone se lo portano scritto in faccia. Io c'avevo un amico, si chiamava Tommaso. A questo gli bastava guardare qualcuno negli occhi per stabilire a quanti anni sarebbe morto. Il bello è che ci azzeccava quasi sempre. E di Tommaso ci avevamo tutti paura. Quando si giocava, se qualcuno gli faceva un torto, lui non si scomponeva più di tanto. Ti guardava fisso negli occhi e poi ti diceva: tanto tu a 30 anni mica ci arrivi. Minchia, faceva impressione veramente. A te l'ha mai detto? Eh no, perché io avevo capito il trucco. Mi ammazzava lui. Ma no, ma che dici? No, bastava non contraddirlo mai e guardarlo negli occhi il meno possibile. Ecco. È bravo. Fatto. Andiamone. Beh, ora che vuoi fare? Non lo so. Perché non ci andiamo a fare un giro? Eh? Tanto per tornare a casa c'è sempre tempo. Qualche obiezione? Nessuno. Senta, ci può portare il conto, per favore? Sì, allora. Grazie. Non è male qui, eh? Non c'era mai stato. Tu? Ci siamo stati insieme 5 anni fa. Ma sei sicuro? Abbiamo mangiato anche le stesse cose. Pure? Ma sai che non riesco a ricordarmi più di niente. Niente. Mi dimentico tutto. Tu invece hai preso da papà. Lui non si scordava mai nulla. Quando è che hai deciso che te ne vai? Non lo so ancora. Aspettiamo Angela e poi vedremo. Allora la settimana prossima. Angela torna martedì, al massimo giovedì. Quando torna lei te ne vedo. Ti ho detto che non lo so, vedremo. Prego. Grazie. Non ti voltare. Che c'è? Non ti voltare. Che hai visto? C'è Tommaso, quello che quando ti guarda negli occhi ti dice anche da muori. Che bottano. Che faccio? Vai fuori, vai.
Che stai guardando? Guarda. Hai visto mai un assassino in carne ed ossa? Ma che dici? Quello che sta con gli omicidi ha sulla coscienza. Intanto non ci sono prove. E lui continua a passeggiare in piazza. Sembra la solita storia. E tu come lo sai? Non lo so io. Lo sanno tutti, anche i carabinieri. Lui è troppo furbo. Intanto continua a ammazzare tutta la gente che vuole. Allora? Uno sguardo che non si riesce a capire che cosa hai in mente. È la tipica faccia da giocatore d'azzardo. Dai. Mi va più di giocare. Come vuoi. Però ricorda che mi devi 15.000 lire. Non mi va di perdere tempo in questo modo. Mi va di vivere la giornata più... più affanno. Che vorresti fare? Tutto e niente, non lo so. Tutto e niente, non è la stessa cosa, eh? Ci sono cose più importanti a cui pensare. Hai capito? Ci sono cose più importanti. Per esempio? Finisci l'ora, su. Smettila, t'ho detto. Smettila. Saro, per favore. Ti vuoi fermare? Saro! Falla finita! Ora basta, sta fermo, chiaro! Edo, si stanno organizzando. Che dici? Stanno organizzando. Ma chi? I morti ammazzati come mamma e papà si stanno organizzando, Edo. Sì. E la fanno pagare con bastardi. Ora fanno un po' di pulizia nel paese. Sì. Certo. Non ti preoccupare, è questione di tempo. Poi si sistema tutto. Sì, certo. Si sistema tutto, vedrai. Vedrai. Sì. Per ora devi stare tranquillo, eh. Andare, arrivano loro. Sì, arrivano loro. Sei tutto sudato. Guarda qua. Oh, tranquillo. Arrivano loro. Si sistemano tutto, vero? Si sistemano tutto. Fermo, stai fermo. Edo, senti qualcosa? No, niente, perché? È strano questo silenzio. Non dovrebbe essere festa? Certo, è festa. Niente di strano, vedrai dopo, vedrai. Dove vai? No, dai, che devo finire. Saro. Vedo le luci dove sono, non le vedo. Ma è giorno, non le puoi vedere. Dovrai aspettare stasera. Ma stasera ci saranno le bancarelle con lo zucchero filato e... i fichi d'India, no? Ma certo, sarà una festa come si deve anche quest'anno. E figuriamoci se il sindaco e gli assessori si perdevano un'occasione come questa, eh? A me lo zucchero filato mi fa schifo. Però quando ero bambino mi piaceva. Perché? Ma è così per tutti. Da piccoli ne facciamo una bella scorpacciata e poi ci dà la nausea per tutta la vita. È normale. Tu ti ricordi se da bambino mi piacevano i fichi di me?
No, te l'ho detto, Sairo. Di quando eri piccolo non mi ricordo quasi niente. A parte del tuo seggiolone, ma questo già te l'ho detto, no? Girati, girati. Non è che sia cambiato molto, poi. Che sul seggiolone ci sto lo stesso. Ai! Scusa. Te l'avevo detto che mi facevi male. Ma perché non lo sai quello di papà, quello elettrico? No, te l'ho detto. La roba dei morti mi fa impressione. Anzi, tutto quello che gli è appartenuto dovrebbe essere seppellito con i loro corpi. Come faraoni. Bravo, come faraoni. Edo, che cos'è questo rumore? Sono i bambini che giocano al cortile. Edo, non può essere i bambini. Ma ti dico che sono i bambini che giocano al cortile. Chiudi la finestra. Saro, ma è la festa. Edo, chiudi la finestra. Ma dobbiamo finire. Chiudila! Tante grazie, ingegnere. E di che? È della chiacchierata. Non si figuri. Di questi tempi nessuno parla più di niente. Hanno paura che quello che dicono possa essere usato contro di loro. Questo l'hanno ammazzato l'anno scorso, vicino a dove erano stati uccisi i suoi genitori. E un paio di mesi più tardi hanno ammazzato a questo e a questo, pure là vicino. E dov'è? E quest'altro? Me lo ricordo come se fosse ora. Era un'estate così calda che l'asfalto si attaccava sotto le suole delle scarpe. Lui tornava dall'ospedale dove gli era nata la sua prima figlia, era felice. Aveva camminato assai, era stanco e si era fermato al chiosco della stazione ed è lì che è successo il fatto. Ha ordinato un'orzata. Quell'ordinazione è stata l'ultima cosa che ha fatto. Stamattina sono stato al cimitero. Ho guardato per un po' le foto dei morti che avevo intorno e mi sono vergognato di aver quasi perduto il loro accento. Poi, per tenermi un po' su, ho fischiettato un motivo che mio padre cantava sempre al mattino presto mentre si faceva la barba. Prima di tornare a casa, chissà perché, ho sentito il bisogno di sedermi. Ho chiuso gli occhi e mi sono addormentato senza più pensieri. Mediterraneo in arrivo del volo M8489 proveniente da Linate. Mediterraneo in arrivo del volo M8489 from Linate. Cosa prende? Un toast e un cappuccino. Sì, sì. E per me un caffè, grazie. Va bene. Allora? E allora, eccoci qua. Tuo fratello come sta? Guarda, non lo so. A volte sembra tranquillo, scherza, ride. Poi all'improvviso cambia. Mi sembra normale dopo quello che è passato, no? Sì, forse hai ragione. Tu? Tu come te la passi senza di me? Benissimo. Benissimo. Devo crederci. Non hai scelta. Non credo che resisterò molto qui, sai? Posso aiutarti in qualche modo? No, grazie comunque. Quanto tempo hai prima di ripartire? Un paio d'ore, perché? Hai sempre detto che ti sarebbe piaciuto vedere dove sono nato, ma ho paura che un paio d'ore non basti. E vabbè, pazienza. Perché non resti un altro po', ci vediamo sempre meno ultimamente. No. Ti capisco meglio da quando ti vedo meno. Mi stai dicendo che preferisci non vedermi o sbaglio? Per telefono mi hai detto che mi dovevi parlare. Sì, ma non ora, magari quando ritorno. Così, ma di che si tratta? Tanto quando ho finito questo lavoro ripasso. Ti trovo? Non lo so. Secondo me sì. In questi anni con la scusa del lavoro hai lasciato troppe cose a metà.
non si può mica rimandare all'infinito. E siccome ormai sei qui, da qualche parte si deve cominciare, no? Ho detto ciao, È mezzanotte passata. Ho fatto tardi, te l'ho detto. Mi hai detto che tornavi prima delle 8. Eppure lo sapevi che ero qui da solo. Sì, lo sapevo, ma... ma non ho potuto fare prima. Edo, se tu stai qui io devo poter fare affidamento su di te. Se no chiamo Angela e tu ti vai a fare come ti vuoi. Senti, mi dispiace, solo che è successo che... Non mi interessa quello che è successo, Edo. Io devo poter contare su di te. Se no mi rassegno e tu ti vai a cercare tutte le puttane che vuoi. Ascoltami bene. Io non sono andato a trovare nessuna puttana, è chiaro? E nessuno si è mai permesso di dirmi quello che devo e quello che non devo fare. Allora vedi di darti una bella calmata, se no lo sai come va a finire. Che fai? Lo sai come va a finire. Ma Cristo, Saro, ma falla finita una buona volta, no? E va bene, sì, ho fatto tardi. E che devo fare? Che devo fare? Mi devo buttare in ginocchio e chiederti scusa? Sì. Ah, sì? Ma perché non ti rilassi un po'? Passaci sopra le cose ogni tanto. Scappa col tacco? D'accordo. Scamosciate, va bene. Senza tacco, scamosciate, va benissimo, ce l'abbiamo tutte, signora. Mio padre, Andrew, sta facendo fatture, ma poi è lei che ci interessa, si compri le scarpe invece. No, mio padre non c'è, dove lo vuole trovare a quest'ora, signora? No, non c'è. Poi si compri le scarpe, tutte quante, a metà prezzo, a 1.000 lire, a 2.000 lire, vendo Saro, tutto, anche la casa, signora, si compri tutto. Saro, falla finire! Saro! La casa, signora! Saro! Ma lo sai con chi stai parlando? Dillo, sai, eh? Con nessuno stai parlando. Stai parlando da solo di cose senza senso. Di scarpe, di fatture che non esistono. Ma almeno questo lo riesci a capire, eh? Dì, lo capisci? Senti, vuoi giocare a carte? Eh? Che ne dici? Ah no, mi dimenticavo che a te non ti piace giocare a carte. La televisione. Guardiamo qualcosa alla televisione. Allora dimmi tu che cosa ti va di fare. Guarda, ieri ho comprato questo libro, è bellissimo. Perché non lo leggi? Saro! Saro! Ma che stai facendo?
Che cazzo stai facendo? Dobbiamo essere pronti. Ma che t'è preso, Gè? Che t'è preso? Sono già venuti, ci hanno tolto tutto. Non abbiamo più niente che interessa a quella gente. Hai capito? Con noi non ci riescono. Mamma e papà l'hanno presa alla sprovvista, ma noi no. Mi aiuti, vero? Ma certo che ti aiuto. Ma ora andiamo a riposare, dai. No, è qui che ci penso. E dopo? Lo faremo dopo insieme. Dai, andiamo. Ecco. Pronto. Non ho qua, qua. Aspetta, aspetta. Mettiti questa. Allora, tirati su. Ecco. 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 Aspetta. Ecco, così. Ora cerca di dormire, dai. Buono, stai. Saro, ma sai che cosa ho sognato stanotte? Racconta. Ho sognato il nostro negozio, ma nuovo di zecca e molto più grande. Sì, con un'insegna così potente da illuminare a giorno tutto il paese, fino al mare. Era ancora notte, no? Ma pescatori, uomini, donne, vedendo tutta quella luce hanno creduto che fosse già l'alba. E sono usciti per andare al lavoro. Davvero? Sì, ma strada facendo si sono ritrovati a festeggiare l'apertura del nostro negozio.
E poi? E niente, siamo rimasti lì a festeggiare, a brindare, a ballare, finché non si è fatto giorno veramente. Io c'ero in questo sogno. Certo che c'eri, c'erano tutti. E che facevo? Ero dietro al bancone, no? Così, bravo. Stavi dietro al bancone e servivi davvero a tutti. E tu che facevi? Io ti aiutavo.